Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, per San Valentino quest'anno ho deciso di proporvi un'acconciatura o comunque un hair tutorial invece di un makeup tutorial, perché sicuramente ci saranno tanti makeup tutorial in giro e poi perché sinceramente ho capito negli anni che ciò che piace di più ai ragazzi non è tanto il trucco, ma sono i capelli. Quindi loro ci tengono tantissimo i capelli e di solito ai ragazzi piacciono i capelli così, tra il mosso e il liscio, voluminosi, eccetera. Ovviamente questi non sono perfetti perché io con i capelli sono una frana, però spero che questo tutorial possa essere per voi uno spunto e sicuramente voi sarete molto più brave di me, li farete molto meglio. Semplicemente volevo farvi vedere come faccio io i capelli mossi utilizzando l'extension, perché sì, questi non sono tutti i miei capelli naturali, sto mettendo dell'extension, tra l'altro sono dello stesso colore dei miei capelli perché sto indossando quelle delle Resistible Me. Vi lascerò il colore esatto giù scritto nell'info box e vi lascio anche il link se volete acquistarle. Sono in assoluto le migliori extension che io abbia mai provato e ve le consiglio e ve ne ho già parlato altre volte. Adesso che finalmente ho di nuovo lo stesso colore posso metterle. La cosa più bella di queste extension, al di là della qualità e del fatto che sono piene e folte e non si rovinano lavandole usando comunque il calore, è che sembrano capelli veri perché non sono lucide e contengono tantissime sfumature di colore all'interno, cioè in queste extension davvero ogni capello ha un colore diverso dall'altro e questo crea l'illusione di avere un capello naturale, cioè davvero sembrano più naturali dei miei capelli e in assoluto sono le extension migliori che abbia mai provato. E quindi se vi va di investire in un buon paio di extension di cui nessuno potrà accorgersi quando le indossate, che davvero vi dureranno per diverso tempo, io vi consiglio caldamente di acquistare queste delle Resistible Me, sono fenomenali. E poi per fare i boccoli o comunque il mosso ho utilizzato questo ferro della Irresistible Me sempre. Vi assicuro che questo video non è sponsorizzato assolutamente dalle Irresistible Me, sono prodotti che mi vengono inviati e vi assicuro che mi vengono inviate tantissime altre extension e tantissimi altri ferri arricciacapelli, ma se vi faccio vedere sempre questi è perché sono i migliori in assoluto, non tra quelli che mi hanno mandato, ma i migliori che io abbia mai provato nella vita in generale. E anche questo è prodotto di una qualità allucinante, non rovina i capelli, li lascia morbidi, lucidi, il riccio resta per giorni. L'ultima volta che ho fatto il riccio volevo fare un mosso e quindi ho usato la testina, quella più piccolina, perché ho detto vabbè, dato che li dovevo fare per il giorno dopo, tu vabbè, tanto poi domani scendono. Ragazze, cioè mi sono rimasti boccoli da bambola per 3 giorni, volevo morire. Quindi per questo tutorial userò direttamente questa testina qui, che è la più grande, perché questo ferro qui ha la possibilità di avere 8 testine, quindi anche qui se volete un buon ferro ve lo consiglio, perché al prezzo di un solo ferro avete 8 testine diverse intercambiabili, quindi potete praticamente fare tutti i stili di riccio che volete. Trovate il link sempre giù nell'info box. Se non sbaglio potete usare anche un codice sconto su questo sito, credo sia Irresistible Carmela, comunque che vi fa risparmiare qualcosina se poi decidete di acquistare prodotti. E niente, io vi lascio al tutorial, spero che vi sia utile, noi ci vediamo dopo. Ok ragazze, iniziamo. La prima cosa che faccio è dividere i miei capelli in sezioni, quindi faccio la prima sezione molto semplicemente in questo modo. Vado a dividere i capelli a metà, questi li fermo qui sopra con una mollettina, potete usare tutto ciò che avete a disposizione. Ecco qua. Con quelli che mi restano giù vado a prendere una spazzola, io utilizzo la Tangle Teaser che è la mia preferita in assoluto perché riesce a sciogliere tutti i nodi con facilità e vado, come vedete, semplicemente a pettinarli in questo modo. A questo punto vado a prendere la prima sezione di extension, come vedete, e le vado a pettinare anche loro con la Tangle Teaser. Inizio dal basso, così da non rovinarle. A questo punto vado ad aprire le clip in questo modo e attacco le extension in questo modo. A questo punto riprendiamo la Tangle Teaser e andiamo a pettinare di nuovo in modo tale da assicurarci che i nostri capelli naturali siano
ben mischiati con le extension. Ok. E ora andiamo ad usare il ferro. Prendo una ciocca di capelli. E voilà, questo è il riccio che vogliamo. Come vedete, è un riccio molto molto sciolto, largo ed è esattamente quello che vogliamo per questo look. Ok ragazzi, a questo punto andrò a ripetere praticamente gli stessi passaggi sul resto dei miei capelli, quindi facciamolo. Ok ragazze, come vedete sono arrivata a fare la parte superiore dei miei capelli. Questa è l'ultima ciocca, quella che appunto si vedrà di più. E quindi andrò a fare esattamente le stesse cose che ho fatto prima con il ferro. Semplicemente mi fermo a metà lunghezza, non salgo a fare il riccio fin sopra la testa, in modo tale che avremo quell'effetto dove è liscio sopra e poi che va, insomma, a volumizzarsi da metà fino alle punte. E quindi niente, faccio la stessa cosa, però mi fermo a metà. E continuiamo. Ok ragazze, questo è il look finito. Se volete che vi resti per tutta la serata, vi consiglio di utilizzare una lacca leggera ma forte allo stesso tempo. L'unica con cui io mi trovo bene, sinceramente, è questa di L'Oreal, che è l'Elnette Satin, questa qui, perché le altre lacche mi vanno ad appesantire i capelli e invece di volumizzarli me li trovo poi tutti, me li trovo scesi giù alle ginocchia praticamente. Invece con questa lacca riesco appunto a tenerli abbastanza voluminosi e non incolla, cosa molto importante. Quindi vado semplicemente a spruzzarla lavorando ancora i capelli con le mani dal basso. Yes, girl! Look at that volume! Bene, bellezze, questo è il risultato finale. Spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, lasciatemi un bel like e iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Io vi auguro un buon San Valentino se siete in coppia. E un buon San Valentino se siete single. Fatevi belle, fatevi questi capelli super sexy e andate a conquistare un bel ragazzo o semplicemente divertitevi con le vostre amiche. E nulla, spero che appunto passerete una bella giornata, serata e non so cosa farete, anzi magari ditemelo giù nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!